Cerriello era il responsabile delle riforme, è stato anche un saggio di Napolitano. Lungo la strada, l'ha spiegato bene il nostro capogruppo di Forza Italia Romani, Renzi ha fatto una serie di forzature che accumulate hanno reso poco credibile l'edificio. Vedete, noi ci siamo trovati, uso una metafora, come uno che costruisse una casa, poi decide insieme, mettiamo le maioliche, il parquet, facciamo il cemento, il cotto, decidiamo tutto. Nel frattempo Renzi faceva occupare i piani di questo palazzetto da suoi amici e quindi era già occupato questo palazzetto. Noi partecipavamo alla costruzione di un edificio che uno dei costruttori intanto occupava con suoi amici, parenti e sodali. Quindi noi avremmo costruito un edificio che alla fine ci avrebbero detto bravo, grazie, arrivederci, quella è la porta, non c'è spazio. Gli edifici, se si costruiscono insieme, devono anche poi essere gestiti nella fruizione successiva insieme. Lui invece ha fatto entrare un sacco di cose abusive e di occupazione di potere, compresa la non condivisione della scelta del Presidente della Repubblica, ma non era un giudizio sulla persona, era sul metodo. Si poteva anche leggere questo Presidente della Repubblica con un metodo di condivisione, non che uno ti dice questo è il candidato, se vuoi lo voti, se no no. Io sono amico di Mattarella, non l'ho votato e mi è dispiaciuto, ma perché il metodo non era accettabile. E non è che l'amicizia personale in una scelta del genere, come dire, può contare. Quindi io non trovo nessun disagio in un fronte trasversale, perché un referendum è per sua natura una diciamo evento politico che seleziona sul campo anche aggregazioni momentanee, poi dopo vedremo cosa fare. Non faremo una cattiva riforma come quella di Renzi, che è illeggibile, inguardabile. Guardi, Renzi è uno che sta portando avanti un decreto per aumentare l'età pensionabile di 13 magistrati su migliaia di magistrati. È una roba talmente incostituzionale che se uno di noi andasse, non dico alla scuola diciamo superiore, ma alla scuola elementare a fare una roba del genere, lo caccerebbero per incostituzionalità. Quindi Renzi ha mostrato nel corso del percorso inaffidabilità. E quindi, come si dice in America, compreresti un'auto usata da quest'uomo? No, è una vecchia metafora che nelle elezioni americane torna sempre. Io un'auto usata da Renzi non la comprerei. All'inizio, quando uno apre il salone delle macchine, può sembrare anche affidabile. Poi alla fine ho visto ieri sera alle Iene uno che vendeva le macchine truccando il tachimetro, quindi riduceva il numero dei chilometri. Uno andava là e diceva che bella automobile, quanti chilometri ha fatto? 30.000. In realtà avevano truccato, ne aveva fatti 230.000. Renzi è come quello di quel negozio che ieri hanno fatto vedere in un programma televisivo.